Uno spettro si aggira per il multiverso. È lo spettro dell'assurdo. Bentornati a Philosopher So Good e quest'oggi voglio raccontarvi le idee filosofiche che stanno dietro una serie TV animata che ho amato immensamente. Sto parlando di Rick e Morty, una produzione Adult Swim del 2013 arrivata alla seconda stagione. Rick Sanchez è uno scienziato geniale e unico, ma anche cinico e disilluso dall'insensatezza dell'universo. Quella disillusione lo porta a tuffarsi nei peggiori vizi, ad essere sempre ubriaco, immorale, meschino e crudele, ma soprattutto a trascinare la propria famiglia in avventure bizzarre e al limite dell'assurdo. Morty è il suo nipotino, 14enne, come ogni ragazzino un po' tonto ma di buon cuore, il quale viene, contro la propria volontà molto spesso, trascinato nelle follie del nonno Rick, venendone traumatizzato. Summer, Beth e Jerry completano il quadretto familiare di una famiglia un po' disfunzionale che viene continuamente coinvolta nelle follie del nonno. Rick e Morty è una serie TV che ci mette di fronte, con ironia e cinismo, all'assurdo dell'esistenza, quel sentimento che ogni tanto nella vita ognuno di noi sente di essere completamente insensato, precario e futile. Ma da dove nasce questo sentimento dell'assurdità dell'esistenza? Pensateci bene, nell'antichità l'uomo era convinto che il proprio mondo e la propria esistenza fossero al centro dell'universo. La Terra era il mondo prescelto intorno al quale giravano stelle, galassie, pianeti e astri. Dopodiché abbiamo scoperto che in realtà è il Sole al centro del mondo e la Terra è solo uno fra i corpi celesti che gli ruota intorno. Ma non solo. Abbiamo pure scoperto che il Sole è solo uno fra le infinite stelle del cosmo. Insomma, hai voglia di essere al centro dell'universo. Allora ci siamo detti, l'uomo, essere razionale, prescelto da Dio, è il centro della creazione. E invece poi arriva Darwin e ci dice che l'uomo è solo il frutto contingente ed effimero di un processo evolutivo di cui siamo solo un piccolo tassello. Non basta, arriva Nietzsche ad affermare che Dio è morto e poi Rick e Morty a mostrarci che anche noi stessi, io come uomo, identità, sono solo uno delle infinite copie possibili di me stesso. Di Rick Dufer, nel multiverso, ce n'è un'infinità, alcuni migliori, altri peggiori, altri identici a questa manifestazione. Quindi, qual è il senso di tutto questo? Nessuna verità è assoluta e nessuna verità può dare un senso a un'esistenza di per sé impossibile. Queste sono le parole di Albert Camus nel mito di Sisifo, dove viene espresso in maniera chiara che cosa si intende per assurdità dell'esistenza. È l'individuo di per sé che deve trovare un senso, il quale è però un'illusione e non c'è nessuna esistenza sensata che dia un ordine alle cose. La discesa nell'assurdo tocca delle vette di cinismo, per esempio come quelle che troviamo nelle parole di Émile Cioran. Il numero favoloso di ore che ho sprecato a interrogarmi sul senso di tutto ciò che è, di tutto ciò che accade. Ma questo tutto non comporta alcun senso, come ben sanno gli spiriti seri. Perciò usano il loro tempo e le loro energie in cose più utili. Secondo Cioran, l'esistenza è talmente insensata che essere nati è un inconveniente e l'uomo cade costantemente nella tentazione di esistere, il peccato capitale su tutti quanti, secondo Cioran. Secondo Camus, invece, l'unica via d'uscita dall'assurdo è dare un senso alle cose, un senso che troverò io anche se sono convinto che quel senso è un'illusione. È la rivolta dell'uomo nei confronti dell'assurdo, elemento che in Rick e Morty esplode con grande forza. Nell'episodio Il parco di anatomia, Rick ci fa scoprire che dentro di noi ci sono altrettanti mondi, città, individui rispetto a quelli che popolano la vita che ci circonda e questo ci lascia un dubbio terrificante. Ma non è che io sono parte integrante di un organismo molto più grande, molto più ampio di cui non ho la minima percezione?
Forse la mia importanza è esattamente assimilabile a quello di un singolo enzima nel mio povero fegato. Nell'episodio Le vite alternative, Rick ci fa scoprire che non solo esistono infinite copie alternative di noi stessi nel multiverso, ma che possiamo anche essere spettatori di quelle vite alternative, guardoni dei noi stessi alter ego, e questo ci pone in un dubbio esistenziale devastante. Quale copia di me sta osservando ora quello che sto facendo come se io fossi un reality show della sua o della mia esistenza? L'episodio Nelle pieghe del tempo è angoscioso perché ci mostra come il tempo non sia qualcosa di lineare che trascorre, ma un labirinto pieno di trappole in cui possiamo cadere nelle pieghe e perderci inesorabilmente nelle spaccature di quel labirinto. Rick e Morty cerca di descrivere con lucidità e cinismo tutte le insensatezze del nostro stare al mondo, destrutturando ogni certezza che rende la vita tale. Non ci può essere alcuna identità, poiché il multiverso ci dimostra che di me esistono infinite copie e che in me ci sono infinite persone, personalità, caratteristiche, infinite folle di cose di cui non ho la minima consapevolezza. Il tempo non mi appartiene, anzi ne sono posseduto, anzi il tempo tende a giocare con me, a tendermi trappole, a scindermi in diversi universi paralleli che scindono e scindono e scindono ancora qualsiasi mia possibile identità. E ovviamente in Rick e Morty viene completamente distrutta la libertà di scelta. Non siamo mai liberi perché siamo il frutto inconsapevole di miliardi e miliardi di universi paralleli che, concomitanti, mi producono in ciò che sono. Rovesciando completamente uno dei grandi assiomi della filosofia occidentale, Rick e Morty ci dimostra che tutto quanto è e tutto quanto non è al tempo stesso. Le nostre diverse vite parallele, essendo contingenti, effimere, assurde, sono e non sono. Io qui ci sono e non ci sono. Sono sdoppiato in questa assurdità. Nel meraviglioso Caligola di Albert Camus leggiamo questa dichiarazione. Ma non sono pazzo e posso dire perfino di non essere mai stato così ragionevole come ora. Semplicemente mi sono sentito all'improvviso un bisogno impossibile. Le cose così come sono non mi sembrano soddisfacenti. È vero, ma non lo sapevo prima, adesso lo so. Questo mondo così com'è fatto non è sopportabile. Ho bisogno della luna, o della felicità, o dell'immortalità, di qualcosa che sia demente forse, ma che non sia di questo mondo. La felicità, l'immortalità, il senso, la lucidità e la ragionevolezza non sono di questo mondo, eppure sono di questo mondo, perché in questa realtà esistono e non esistono. Le possiamo fare nostre o possiamo venirne rigettati. Caligola, proprio come Rick e Morty, riconosce l'assurdo dell'esistenza, ma poi cerca di reagire in qualche modo a quell'assurdità. Rick cerca di farlo dandosi alla lussuria, all'udibrio, all'ubriachezza. Morty cerca di farlo dando un significato alle avventure folli di suo nonno. Caligola cerca di farlo prendendo il potere. E qual è il significato di tutto ciò? Rick è l'immagine della ragione umana, scientifica, portata al suo apice, che di fronte all'assurdo dell'universo non può che rispondere con la solitudine, con la disperazione. Non può che essere immorale, privo di appigli, non può che evitare di seguire qualsivoglia regola razionale, proprio perché quella stessa razionalità l'ha portato a accorgersi che il mondo è insensato. La sua solitudine è universale, il suo sprezzo del pericolo è l'autodistruttività di quella ragione che si arrende di fronte all'assurdo. Di fronte ad esso sembra tutto perduto. Durante la serie Rick e Morty si perdono, si uccidono a vicenda, uccidono alter ego, uccidono versioni dei loro familiari, fino al punto da autodistruggersi. Si troveranno a rompere qualsiasi regola morale perché di fronte a un mondo assurdo, privo di appigli razionali, è evidente che non c'è nessun possibile giudizio.
Quando arrivano a morire, non sappiamo se poi a sopravvivere sia stato l'originale o anche se sia mai esistito un originale di Rick e di Morty. E per comprendere anche questo, torna in nostro aiuto Albert Camus con il mito di Sisifo. Quanto rimane è un destino di cui solo la conclusione è fatale. All'infuori di questa unica fatalità della morte, tutto, gioia o fortuna, è libertà. E rimane un mondo di cui l'uomo è il solo padrone. Ecco allora qual è la risposta che Camus ci suggerisce per affrontare l'assurdo e non arrenderci ad esso. E se di primo acchito, come detto finora, Rick sembra arrendersi all'assurdo, c'è un elemento presente in ogni puntata che ci fa pensare il contrario. Di fronte all'insensatezza più sfrenata, di fronte all'evidenza che non c'è nessun Dio, non c'è un mondo, non siamo al centro di alcunché perché un centro non esiste, un senso non esiste, l'uomo può rispondere soltanto ritrovando il rapporto autentico con la propria intimità. Il che non significa abbandonarsi alla solitudine e al solipsismo, perché Rick nella solitudine è disperato. Quando è che Rick ritrova un po' di significato nel vivere e nello stare al mondo? Proprio quando, dopo aver trascinato i suoi familiari nelle avventure più assurde e insensate, egli sacrifica se stesso, prova empatia e solidarietà nei confronti dei suoi familiari, ovvero trova proprio in quelle persone che ha messo in pericolo il senso stesso della sua esistenza. Sacrificio, amore e solidarietà in Rick e Morty prendono il posto di solitudine, odio e individualismo. In molte puntate Rick arriva a sacrificare ogni cosa pur di salvare Morty, la propria reputazione, la propria lucidità, persino la propria vita. La discesa nell'assurdo, quindi, ben lungi dall'essere la resa incondizionata di Émile Cioran, è l'occasione per ritrovare ciò che autenticamente ci rende umani, che non è la razionalità scientifica, non è l'immagine che vogliamo dare e trasmettere di noi stessi, non è la comprensione del mondo, ma è ritrovare il rapporto amorevole, solidale con chi ci sta vicino. Il senso non sta nell'essere al centro del mondo, sta nell'essere al centro del cuore di chi amiamo, sta nel tenere al centro del nostro cuore chi amiamo. È solo questo che permette a Rick e Morty di uscire dall'impasse dell'assurdo di tutto, della vita, dell'universo e di ogni cosa. E voi, Rick e Morty, l'avete vista? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete trovato qualche lettura alternativa, se avete obiezioni con l'analisi che ho fatto io. Mi raccomando, discutiamone nei commenti e condividete questo video affinché siano molte le persone che contribuiscono al dibattito. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo con i prossimi video del canale e ricordatevi sempre che non è tutto noia ciò che pensa.